Allora, siamo a Scigliano e siamo alla quinta edizione del Ponte Romano sul Savuto, un progetto che parte da lontano, un progetto che coinvolge diverse associazioni sul territorio, un progetto che tende a valorizzare e vuole valorizzare i beni storici e paesistici del nostro territorio, in particolare in questo caso il Ponte Romano, che viene annoverato tra il secondo ponte più antico d'Italia, monumento nazionale sin dagli anni 60. Quest'anno abbiamo avuto la gradita partecipazione di rievocatori provenienti dalla Puglia, provenienti dalla Sicilia, rievocatori che hanno abitato i nostri posti attraverso un accampamento romano e li hanno abitati come in epoca romana, hanno dormito in letti fatti di fieno, di paglia, hanno fatto le sentinelle notturne, hanno preparato i cibi per come preparavano i romani. Quindi, come dire, un modo bello per far conoscere il territorio, un modo bello per valorizzarlo, perché gli amici pugliesi erano diverse associazioni dalla Puglia, dalla Sicilia, oltre che i calabresi, sicuramente porteranno dietro un ricordo bello del nostro territorio, lo racconteranno e ci verranno nuovamente a trovare. Crediamo che proprio questa sia la chiave di volta per lo sviluppo dei nostri territori, la bellezza paesaggistica, storica e monumentale. Quindi noi ci impegniamo a fare in modo che tutto ciò negli anni si possa ripetere, ed è un impegno nostro proprio per le future generazioni. Tenete conto che noi quest'anno abbiamo introdotto una giornata il sabato dedicata alle scuole. Noi sabato abbiamo avuto più di 100 ragazzi della scuola, dove gli è stato illustrato come funzionava un accampamento romano, assieme a loro si sono realizzati dei lavori, si sono realizzate delle opere che in accampamento romano venivano realizzate 2000 anni fa. Quindi concludendo, questo non è un saluto ma è un arrivederci alla prossima edizione.